In collaborazione con Intesa San Paolo. Vengo da una vita un po' disagiata. Io confronto oggi e confronto prima, c'è molta differenza. Vengono da strutture ricettive, CTA piuttosto che comunità, e quindi non avevano speranza per il loro futuro. Ora si sono trovati in un ambiente che innanzitutto li accoglie nella loro normalità, nei loro limiti, nei loro pregi. Il progetto ricettivamente, che rientra nell'ambito del progetto complessivo Terremia, prevede la realizzazione di queste attività. Alle mie spalle vedete la struttura ricettiva, che ha la capacità di poter ospitare 12 posti letto. La realizzazione, cioè l'impianto e la produzione di miele, quindi avremo l'impianto delle arnie, lo facciamo insieme col Dipartimento Veterinario, la realizzazione di una fattoria didattica e l'inserimento, tutto questo comporta l'inserimento di 10 ragazzi, i quali all'avvio delle attività avranno una indennità mensile, quale work experience, quale corrispettivo delle attività che prestano. Sentitevi voi altri! Vedi qua che ha fatto il boccolo, Stefano! Vedi qua che fa il boccolo di lei! Ciascuno ha scelto, secondo la propria indole, quello che vorrebbe fare da grande. Perché in realtà finora, per la maggior parte di loro, era un pensiero che gli era stato tolto, la possibilità di scegliere cosa fare da grandi. Ora invece, all'età media di 30 anni, si trovano davanti a un bivio: o continuare nel percorso dell'assistenzialismo, giusto per capirci, e quindi continuare ad avere una vita passiva e piatta, oppure mettersi in gioco e giocare. I nostri ragazzi non li abbiamo inseriti solo nel mondo del lavoro. Prima di inserirli nel lavoro abbiamo pensato di farli diventare interpreti di un'impresa, aiutandoli in questo cammino e condividendo con loro delle responsabilità e garantendo insieme con loro gli impegni che gli investimenti comportavano. Molti genitori ora si trovano a confrontarsi con noi e dirci: ma sai che mio figlio ora sta acquisendo delle regole? Oppure: ma sai che mio figlio prima non parlava con pochissime persone, ora comincia ad esprimere, non solo parla, ma anche esprime le sue opinioni, e per loro questo è soltanto che è la nostra forza, e per loro siamo anche un punto di riferimento. Altri invece non hanno famiglia alle spalle e quindi siamo diventati noi la loro famiglia. Lo auguro che lo fanno in tanti, questa esperienza, perché è una cosa bellissima. Spero che qualcuno provi a fare l'apicoltore, andare in campagna a lavorare. È una cosa diversa, non far niente o venire dalla città. Adesso entriamo nel ristorante Sette Tornanti, in sala, dove alcuni ragazzi stanno completando alcune attività.